Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi altro video interessante, porto una chicca veramente allucinante per la nostra Midolsa. Vi sto per far vedere una cosa che probabilmente non avete mai visto o che avranno visto in pochissimi di voi. È diciamo una chicca estetica molto carina per la macchina, per allestire un vano motore veramente epico. Voglio proporre a chi non utilizza un coprimotore diciamo un abbellimento per andare a dare un po' di colore, un po' di personalizzazione a quello che è il vano motore della nostra Midolsa. È un accessorio ovviamente che si potrebbe andare a fare per qualsiasi macchina e al momento credo che possa essere disponibile per qualsiasi T-Jet, Abarth, Mito e quant'altro, perché più o meno le bobine sono sempre quelle, e però poi mi correggerà sicuramente Lorenzo. Quindi senza perderci troppo tempo in chiacchiere, intro e vi faccio vedere cosa ho per voi. Ok ragazzi, quello che sto per farvi vedere è una cosa veramente assurda, ce l'ho in mano e perché non posso fare un unboxing figo gagliardo in quanto il pacco è arrivato leggermente rovinato e quindi diciamo era brutto a vedere. Quindi vi faccio vedere già il prodotto unboxato che fortunatamente non ha avuto danni. E ecco qua quello di cui vi sto parlando, se la telecamera mettesse a fuoco. Questo è un copri bobina e personalizzato, io l'ho richiesto giallo barra oro e con la scritta, vediamo se mette a fuoco, ok, Mitch Tuning con il biscione. È veramente interessante, molto bella, si può avere di qualsiasi colore, blu, rosso, verde, come vi pare. Io diciamo ho tutti i dettagli gialli, quindi questo era il colore migliore per me. Inoltre potete richiedere l'incisione personalizzata sull'alluminio, perché queste sono di alluminio. Quindi ragazzi, non ci resta nient'altro che montarle, apriamo il vano motore e vediamo come fare. Beh ragazzi, che dire, sono veramente fantastiche, vediamole più da vicino perché meritano veramente tanto. Guardate qua che robetta. Voilà. Veramente gagliarde. Per chi non ha un coprimotore sono veramente una cosa stupenda da vedere. Sarebbe interessante andare a sostituire anche tappo olio e tappo diciamo presa della stina e sostituire magari anche il tappo dell'olio dei freni, il tappo della vaschetta dell'acqua, tutto così in alluminio anodizzato di quel colore, sarebbe stupendo. Lorenzo, ti prego, fammele. Quindi ragazzi, che dire, abbiamo visto questa chicca veramente epica per la nostra macchinetta, per la mia macchinetta. Spero che anche voi acquistiate questo piccolo gadget per la vostra macchina, perché è veramente epico quando andrete ai raduni e alzerete il vano motore, ragazzi ve lo dico, farete veramente il botto. Detto questo, ringrazio ancora By RL Tech Design che mi ha fornito le placchette, oramai collaboriamo da tempo, lo ringrazio tanto e gli auguro nuovamente buon anno.
Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un bel mi piace, iscrivetevi al mio canale YouTube, basta un click qui sotto e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati sul secondo, sul mio canale. Seguitemi su Instagram, io vi saluto, ciao a tutti!